Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati in una nuova puntata di Gita Galattica a Shadespire. Oggi Doc Nico e Maximo, il grande Mac, ragazzi, grande sono Mac. Arrivato finalmente è arrivato a Shadespire anche lui con la borsa con i panini per la gita. Esatto, ci siamo. Abbiamo deciso di scontrarci con, per me, gli spezza maledizioni di Stormsire. E per il Mac invece? I ragazzi di Iron Skull super modificati, ragazzi. Stranamente oserei dire. Arrivano. Arrivano. Dall'alto delle loro 15 lauree. Si sono laureati questi, sono gli Iron Skull laureati. Adesso quindi abbiamo già schierato, qualcuno ha anche già scartato carte. Sì, io ho scartato tutta la mia prima mano perché c'erano solo rotelle, ragazzi. Quindi questa partita inizia in salita. Ecco, come ogni partita che facciamo. Quindi se verrà vinta sarà un trionfo, se verrà persa, vabbè, era già in salita. Era già in salita, quindi c'è una scusa. Ragazzi, fate sempre così anche i tornei, mi raccomando. Quindi vediamo adesso se questi orchi, laureati riescono a giocarsela in quel di Shadespire. Riescono ad arrivare oltre la lettera E nell'alfabeto. Dai, ci proviamo. Pronto? Io sono prontissimo. Ok, quindi abbiamo già schierato. Io ho finito di schierare per primo, quindi ho un critico in più. Ok, per vedere chi inizia. Quindi già la partita inizia in salita anche in questo caso, no? Vediamo qual è il tiro. Io faccio un critico. Io ne faccio uno. Un critico, un mezzo, che fai anche tu, e faccio un pieno. Quindi vinco io lo spareggio e lascerò iniziare te. Quando uno non ha le palle, ragazzi. Allora, abbiamo già fatto la pescata, quindi io vado a girare il mio segnalino e vediamo subito che cosa posso fare. Vabbè, Nico prova a vedere le mie carte, non, ragazzi. È assolutamente lo vero. Fa sempre. Non è assolutamente ci proverà vero. Per tutta la partita. E io direi che ormai hai visto la mia mano, quindi ne non pesco l'ho un'altra. Assolutamente visto, almeno questa non sai cos'è. Continua a farle supporre, no? Era, okay. Diceva... questa non l'hai vista, quindi. No, non l'ho vista. Ok, ragazzi, io ho finito il mio turno, passiamo alla fase potere. Hai carte da giocare in fase potere? Dimmelo tu, le hai viste? Non le ho assolutamente viste. Ok. No, non ho da giocare nessuna carta. E nemmeno io, per il momento. E quindi? Quindi tocca a me. Passo a Nico. Nella mia prima attivazione proverò con Rashtus l'incantato a lanciare il suo incantesimino, il suo rinforza. Mi serve un fulmine, un critico, ottengo un critico. Quindi Rashtus adesso può ripetere un dado attacco e si esalta anche. Bravo Rashtus. In passo potere non ho niente. Ok, neanche io ho niente, quindi vado. Che bello pescare. È un hobby che coltivo da una vita. Ho un déjà vu. Ok, fortissimo. Mi spiace che mi dico, ma da quanto? Da quanto tempo? Da quanto ti conosco? Da quanto ce l'hai? Da quando giochiamo insieme. È curabile però. Allora ragazzi, io ho pescato, fase potere, io niente, mi sto anche discretamente annoiando, direi passo a Nico. E nemmeno io dovrei avere cose da fare in passo potere, esatto. Quindi nella mia seconda attivazione provo a fare la stessa cosa che ho fatto prima ma con Ammis, quindi con la signorina qua dietro. Un altro critico. Quindi anche lei si esalta. E niente passo potere per me per il momento. Stanno annoiando da casa però, eh. Non te lo dico. Lascia terzo. Lascia ragazzi, dai, faccio qualcosa io. Basta perché, pescare però. Perché? Basta castare però. Basta castare. Dai, su. Non è che allora, perché io so castare te, no? Che allora devi lamentarti. Ed è laureato, eh. Fare i bulli con un gioco di miniature. Io ho pescato. Ancora? Vabbè, passo potere? Ho pescato. Anche passo potere? Quindi ho rotto il gioco. Non le so le regole, ragazzi, io bene. È vero, non siamo scherzi. È velenoso Nico stasera, vai. Terza attivazione. Vai. Metto in guardia lui. Così sì che si smuove un po' il gioco, eh. Puoi dare. Hai visto che brio? Sì. Fase potere. Sì. Ai ai ai. Cosa fai? Niente. Ho sbagliato tutto. Ho fatto i conti malissimo con le attivazioni. Non sono davvero esperto.
Allora ragazzi, io adesso dai, mettiamo un po' di brio così la gente poi dice "Oh, che giocata!". Vai. Lo fa con me, non con te. Sì. Allora, carta, prima carta giocata, More Chopping. Quindi. Quindi, prossimo attacco, tiro un dado in più nel mio attacco, ovviamente. Tocca a te. Niente carta in nostro potere. Proprio così mentre sei preda del terrore. C'è più la paura, totale, proprio. Stai tremando, vorresti giocare carte ma non puoi. Un'altra carta, Gorka Morka Blessing, il mio prossimo attacco con raggio 1-2 ha un danno in più. Dopodiché, tu sei a posto? Ok, sono a posto anch'io ragazzi. Perfetto, mia attivazione, giro il token. Non dirmi queste cose, non dirmi. Tu non dirmi queste robe. Io non dirmi. Tu non dirmi. La carica dove va? Va sull'obiettivo 2 e lo sparco con una testata. Entro dentro la boccia blu. Bella partita. Sbuvole! Due minuti fa sbuvole acque con questa giocata. Beh, le acque le ho mosse. Sì, sì, assolutamente. Pompatissimo. Sì, beh, anche fatto un errore mostruoso in tutto ciò, quindi... Tu? Sì, anch'io. Io no. No, tu no. Lui sì, io no. Vabbè. Ok? Fai qualcosa pure tu. Dai, dai, proviamo a smuovere un po' le acque. Eccolo. Guardalo. Sentieri nascosti. Ok. Potevi farlo prima, così poi potevo attaccare, no? Però ho fatto malissimo i conti, quindi... L'amico. Posso potere cose da fare? No. Ok, quindi vado con la mia ultima attivazione, con cui attacco. Dungard tira tre dadi in cerca di martelli e posso ripetere un dado perché ha gastato rinforza prima. Un critico e ne ripeto decisamente uno perché gli altri non mezzi supporti, niente, quindi un critico. Un critico, quindi se faccio critico l'ho salvata. E fa critico. Hai visto, Nico? Complimenti. Sta rosicando, ragazzi. No, assolutamente. Lo conosco quando si muovono i riccioli così rosa. Dai. Allora, vai, obiettivi. Hai iniziato tu, quindi vai tu con la fase obiettivi. Finale. Obiettivi. Io faccio carte giocate alla cazzo, che mi dà tre gloria quando gioco delle carte che non mi servono a niente. E no, io ragazzi... No, ma ragazzi, tengo tutto. Tanto gioco carte alla cazzo, che non mi serve. Ok, obiettivi, vediamo un'occhiata. Allora, io scarto un obiettivo, good scrap. Devono esserci almeno tre guerrieri a terra, prendo due glorie. Come sta andando la partita, secondo me neanche uno va a terra e ne prendo un altro. Io non conseguo niente, perché ho fatto malissimi conti anche io. Ma che coglione. Rigiriamo i token. Rigiriamo i token. Da torneo. Da torneo, sì. Li provo. Vediamo proprio. Sì, li tolgo perché non sono più rinforzati. Da regole, va fatto prima. E poi vediamo secondo round se sei bravo o se sei fortunato. Un critico, mezzi, tutti i supporti del mondo. Ok, io sono bravo e tu sei fortunato. Fortunatissimo proprio. Io però decido di iniziare perché è più che legittimo. Che c'è una situazione un po' calda lì. C'è una situazione calda. Adesso è tutte le carte mega pompate che hai usato. Okay, però non c'è la fase potere, quindi andiamo di bravura. Non c'è il dado, ci sarà la bravura. Assolutamente, sono d'accordo con te. Allora, Gurzag viene attivato, lo giriamo per motivi di regia, anche se da torneo, estetica, da torneo non dovrebbe essere girato, ok? E provo un attacco. Due dadi, martello, critico. Ustia. Perfetto, direi che... Tutti successi, quindi che io parlo solo con doppio critico, no? Esatto. Vediamo. Esatto, prova, tira il dado lo stesso. Doppio critico. L'ha sprecatissimo, però sono cosciente che non... Se esiste un dio l'hai sprecato. Vai tu. Allora, io posso potere non ho niente da fare. Nella mia prima attivazione provo a picchiare con Ammis. Quindi tre dadi martellini. Martellino. Paro con lo scudo e o critico. Paro col critico? Non con il mezzo supporto. Il mezzo supporto era l'unica cosa che non devo fare. Quanti sono? Danni tre sono? Danni. Tre danni. Io mi esalto, ovviamente gli occhi prendono quando si esaltano e prendiamo i tokenini. Così. Ok.
1, 2 e 3. Adesso Gurzag però ritira un dado. Ti spingo. Potrei anche scaraventarti di un ulteriore. Ma mi limiterò a fare così. Allora, giro il token. Prendo. Tu cosa mi consigli, Nico? Prova. Da esperto giocatore torneista. Prova. Secondo te? Ci sta. Dai, proviamo. Se me lo dice Nico mi fido. Faccio così. Mettiamo un tokenino. Ok, adesso. Due dadi, però questa volta ne posso ripetere uno. Entrambi successi. Due martelli. A me serve un critico. Che non ho. No, sono tre. Tre danni, no. Sono quattro? Sono quattro perché gioco una carta, Twist the Knife, aggiungo uno al danno di un attacco che ha avuto successo. Gloria a te. Uno di gloria. No, fase potere. Sì, fase potere, giro un gloria. Vai. E do Unkillable a Gurzag. È una carta che mi permette, quando perdo l'ultima ferita, di tirare un dado. Con lo scudo o col critico, continuo a rimanere in vita, ma scarto la carta. Quindi la mettiamo qua. Ok. Io nella fase potere ho finito. Io in passo potere per il momento non ho nulla. Pesco una carta. Dai, come peschi la carta? Pesco una carta. Beh, io non gioco niente in fase potere, non voglio metterti in ulteriore difficoltà. Vado io. Io un token. Pesco una carta. Ai ai ai, Nico si mette male. Sì, io ho finito, fase potere, non devo fare niente, non okay, fai tranquillo. Tranquillo, pacioso così, ok. Così, ben tranquillo. Allora, io nella mia terza attivazione muoverò Stormsire qua. Io gioco. No. Ok, vado io. Ah, adesso sono ben conscio del fatto che qui ci sono quattro spazi e non tre, quindi adesso sei studiato e adesso c'è il cambio del gioco, adesso si ingrana, no? Però ok, allora lasciamo così. Adesso mi sarebbero tanto servite quelle carte, le avrei in combo tutte e due, avrei fatto un casino. Adesso non le ho, però vabbè, meno male che sono bravo, no? Allora voglio dichiarare una carica, prego. Ok, quindi prima di tutto mi approprio dell'apposito token e lo posiziono vicino alla plancia. Ok, perché poi, così è la plancia che carica. Poi giusto? decido okay. Dopo. Uno. Due. Tre. E metti l'apposito token. Bravissimo. Sono due dadi, spade, un danno. Però se faccio critico ho fendente. Ne parliamo dopo. Sì, ok. Con calma direi. Ne parliamo dopo. Non devo fare niente. Vediamo se io ho cosa da fare in passo potere. No, per il momento no. E nel ultimo turno. Non sprecarlo. Non lo spreco, faccio una carica. Anch'io. E cade nella mia trappola. Vediamo. Tre dadini. Con anche i mezzi supporti, perché c'è Averone di fianco. Tutto calcolato. Un critico e un mezzo supporto. E ho fendente, perché lui ce l'ha già in automatico. E poi cos'altro hai? Niente, fa due danni. Una Ferrari, cosa? Fa due danni. Due danni, okay. Fa due dannini così. Allora, prendiamo i due appropriamoci degli appositi token e posizioniamoli sulla carta. E grazie a questo io conseguo quale armatura. Finito? Chi aveva iniziato? Hai iniziato tu. Esatto, e quindi vado io. Ok. Allora, come obiettivi. Io faccio Fired Up, perché almeno uno dei miei è esaltato, quindi prendo un punto e basta, quindi vado a prendere un altro obiettivo per ritornare a 3 e poi guardo se c'è qualcosa da scartare nella mia mano. Io non conseguo niente, come obiettivo non me li tengo e... fammi vedere le carte, dai. Scarto Occhio della Tempesta, che mi dava un innato fulmine, ma... No, sei pazzo! Voi non fatelo da casa. Due critici. Qua sei fortunato. Due critici. Che vuoi fare? Ti dirò. Vuoi fare la mossa, Nico? Ti dirò. La mossa Kansas City. Vedo quello sguardo lì da pesce, secondo me.
e attaccherò. Ah, qui inizi tu. Tutta sta inizio scena, io e sì, tu. Mi piace, ma. Vabbè, dai. Tutti successi. Vabbè, poi quando c'è il dado, ragazzi. Rimuoviamo la miniatura. Crepi l'avarizia. Spendiamo questa gloria. Che spendaccione. Sì. E diamo al buon Rastus, genio dell'arcano, con cui do un livello di magia in più. No, vado io. Giro. Ma io direi che pesco. È un incubo sta partita. Io ho finito, Finito, ok. Se vuoi pescato, no, basta continuare ad annoiare i nostri amici a casa. Passo potere, non hai nient'altro da fare, no? No, io ho finito. Finito, cioè, stiamo aspettando te. Nella mia seconda, Rastus prova a lanciare il suo rinforza. Tutti successi, quindi può minare un dado. E però prendo un danno, perché ho fatto doppio critico sul lancio dell'incantesimo. Pensa. Che pensate con chi devo giocare io? No. Basta. Basta. Basta, basta. Basta, basta. Basta. Anche ok, io invece fase potere, gioco Crash and Cleave e do a Gurzag fendente. Ok. Puoi giocare qualcos'altro? Do grande forza, quindi più uno ai danni a range 1 o 2 a Rastus. Ok. Io, tu giochi quello e io gioco Distraction, prendo uno dei miei, no, uno dei tuoi. E fai fare una spintina. Una spintina, facciamo così. Oppala. Vado io. Secondo. Prendo l'obiettivo. Perché so che hai... Mazzi obiettivi. Con questo obiettivo. Prendo il segnalino. L'apposito segnalino. L'apposito segnalino che però... Che però... Prima fa il movimento. E poi hai una reazione. Cunning Brutal mi dice che uno dei miei che si è mosso può fare un attacco e non conta come carica. Quindi si va con due dadi. Voilà. Binandone uno. Ne bino uno, se esce martello. No. Perché l'ho detto. Ed ha fendente. A fendente, quindi parlo solo di critico, quindi, comunque beh, quindi cerca per cortesia di salvare la nostra amicizia. Sono tre. Sarebbe anni. Un successo, ma niente. Salutiamo Rastus. E faccio una nostra vecchia conoscenza. Quale armatura? Ah, quindi due glorie a te. No, in passo potere io ho una cosa da fare. Gioco accumula la tempesta, per cui ho innato fulmine per il prossimo incantesimo che provo a lanciare. Hai cose da fare ancora in passo potere? No. L'avvizzimento di Abazoth, che entra in automatico perché è di fulmine, quindi con l'innato che gli ho dato in precedenza. Tiro comunque i dadi, perché se faccio doppio critico mi becco il dado. Tirali, perché non è che stiamo giocando per te. No, grazie all'innato. Pensate. E Gurzag ha una ferita in meno. Non ho sbadigliato per rispetto. Hai finito? Sì. Tocca a me, metterò in guardia. Guardia voi. Quanti errori. Metti in guardia. Fase potere. Del tuo basta, turno. Basta. Io invece devo andare all'in. Vai. Devo andare all'in. Pensa. Pozione della rabbia. Il prossimo attacco la scarto e do due dadi in più alla, ovviamente il prossimo attacco. E poi gioco grande forza, quindi do più uno agli attacchi, al danno degli attacchi raggiungo 1, 2 e lo do a Bonkatta. Ci sono stati dei problemi. 2, 3. Immagino sia una carica. Sì, esatto, così si usiamo tutte le carte. Okay. 4 dadi, raga, è il limite consentito, eh? Il limite consentito dal gioco, 4 dadi. Non c'è un limite. No. Quanti errori. 4 dadi. Vai. Non lo so, gli facciamo una foto, la incorniciamo e la mettiamo in casa? Non puoi pararlo, scusami. Se faccio tre martelli. Critico, sì. Ah, giusto, è vero. Incorniciamo. No. Lo incorniciamo. Sono 3 danni. Allora, con la mia ultima. Mamma mia. Faccio una carica. La carica indietro, ragazzi, non fatta mai. Col bastone dell'incantor. Su Gurzag. Ai ai ai. 1. Parato. Ma
Allora, questo qua lo perdo nella carica. Cambio di tattiche. Ultimo turno mio. Sì. Ai. Guardo i miei obiettivi. Nel mio turno metto in guardia lui. Va bene. Provo a lanciare un incantesimo, impeto vitale. Mi servono due fulminetti. Stormsire lo lancia su se stesso. Due fulminetti. E quindi tolgo due ferite. Ok. Siamo alla resa dei conti, sì. Vediamo un po'. Ho iniziato io. Se fai la ricciolata. Sì, esatto, oppure no. Allora, cioè, avendo lanciato Impeto Vitale e l'avvizzimento di Abazoth in questa fase, sì, conseguo Supremazia Arcana, perché ho lanciato due incantesimi con successo. Una, due e le 14 migliorie che hai giocato tu per miglioramento. Quindi arrivo a 6 per il momento. Sì. E avendo fatto un movimento, un'azione, un attacco, un'azione di sulla carta, già cosa sta arrivando, una carica e una guardia, già cosa sta arrivando, keep them guessing. Bravo. Continua a farli supporre. Bravo. E chiudo la mia partita a 8 gloria. Perfetto, vado io. Prego. Io faccio catching up perché sono un bambino povero e meno gloria di te. Siccome ho fatto un attacco, una guardia, un movimento e una carica, no aspetta, volevo keep dire che guessing. Sono un bravo giocatore. No keep them guessing. Grande, okay. Classico. E siamo a 7. Le abbiamo fatto la spuntatina. La ricciolata è successa. La ricciolata c'è stata la spuntatina. La ricciolata c'è stata, c'è stata. Ok, ragazzi, che dire? Bella partita, combattuta sì, fino alla fine. Divertente. Buono. L'avversario migliorabile, purtroppo, però non si può avere tutto. Non fa ridere. Allora, ragazzi, state connessi perché arrivano. Ne arriveranno la Predator. Andiamo avanti così, dai. Quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento qui sotto, mettete il mi piace, iscrivetevi al canale, c'è la campanellina qui sotto, quindi cliccateci sopra per vedere tutti i nostri video, ricevere aggiornamenti su ogni nostro nuovo video. Commenti sulla partita, esatto. perché hai sbagliato a giocare quella carta, perché hai sbagliato a muovere quello, perché hai caricato tantissimo il modello quando sono vincitato. Tutte le cose che ha sbagliato Nico, vediamo di andare giù pesanti e duri. E comunque, seconda che vinco. Tagliamo qua. Dai, ragazzi, dai. Ciao. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Umbe, puoi tagliare un attimo? Mi sono scordato di pescare il terzo obiettivo dopo aver fatto quale armatura. Pesca? Pesco e facciamo finta che l'ho pescato. Certo. Ok. Sì. Riprendiamo. Ma come mai sono tre lì? ragazzi, però. Quanti errori, dai. Perché Nico purtroppo voi non l'avete visto, ma ha preso uno dei miei obiettivi. Pausa, era un secondo. Questa per te è iniziata. Te che hai caricato senza avere la niente. La palla così. Beh, io pure, cioè, in mano cambio i tanti che lo faccio fin dall'inizio. Vabbè, dai. È iniziata malissimo. Riprendiamo. Io ho messo in guardia uno che parla di dodge. Allora, nel mio turno.